it orchestrated a lot of things we've done over the years, from many decades, with the symphony orchestra, and it just makes my soul smile to hear the violins play, you know, but the guitar used to play. It's beautiful. Jules Buckley is just an enormous guy. We did the show in London with him. Amazing, giving, beautiful, giving, beautiful. But it's, you don't like it. I was just really touched. You know. Ok, sì, per rispondere alla domanda, sì, quindi si è appena detto che sì, ci sono molti arrangiamenti che sono stati, alcuni presi dal passato, che riguardano tutta la sua carriera, quindi sono proprio tutti gli arrangiamenti, questo è importante, grazie per la domanda, è molto importante da sottolineare, tutti gli arrangiamenti del concerto sono tutti originali di Quincy. E coprono tutta la sua carriera, cioè c'è la storia proprio dai film, abbiamo preso brani dai film a qualsiasi cosa. Quindi alcuni di questi arrangiamenti sono vecchi, sono tradizionali e sono soltanto ricopiati, altri sono adattati per le nuove formazioni che abbiamo messo insieme, per i duetti, e quindi c'è un po' di vecchio e un po' di nuovo. E lui ha voluto anche ringraziare Jules Buckley, che è l'arrangiatore suo di fiducia, il suo direttore di fiducia, che era anche con lui nello spettacolo di Londra di qualche giorno fa, che è una persona fantastica, e confermo perché ho lavorato con lui su questi arrangiamenti, quindi posso dire anche personalmente, veramente un talento incredibile. E quindi niente, Jules ha seguito passo per passo ogni brano, tutti gli adattamenti, tutti i rinnovamenti che sono stati necessari. Grazie. I said it's about the kids that we work with now. We have 10, 15? About 15 kids. I think are the most talented kids on the planet. I really do. Jacob Collier is unbelievable. Unbelievable. So is Jonah Nelson. So is Alfredo Rodriguez. So is Emily Bear. So is Richard Bonner. It's unbelievable. I mean, I've been here 7 decades. I've heard a lot of great people. But these kids, and what I really love about them, because your peers many times can influence you to deal with the music that's currently popular with everything. But these young kids, anybody here know Joey Alexander? Yes. Indonesia, he's that high. He plays like he's 15, he plays like Herbie Hancock. Unbelievable. I mean, it's all over the world this is happening. We have a young gypsy guitar player named Andreas Bardi from Slovakia. His father plays bass, and his brother, the 14-year-old brother, can barely get to the drums. He plays drums. Incredible musician. Incredible. And they're not hung up in just what's current and what all the other young kids are listening to. They want to go their own direction. And I love that. Alfredo practices for 14 hours a day, piano. That's how you get good. Left brain. Ha voluto aggiungere ai nomi che ha fatto prima tutti quelli che avete sentito nominare, in particolare Alfredo, che dice che insomma si esercita 14 ore al giorno per poter essere poi così bravo, e dice c'è l'impegno che poi oltre al talento che porta i risultati. E Andrea Svaradi, che è un chitarrista molto promettente, Jacob Collier, che è un genio pazzo, fantastico, e lui dice che lui ha lavorato con tutti i grandi della musica, del jazz, del passato, ma sottolinea che questi sono veramente dei talenti straordinari di cui si sentirà parlare, insomma. Buongiorno.